Allora, l'urgenza quindi è far decollare nuovi valori condivisi intorno a una ipotesi di famiglia pensata sui legami, non sulle mura domestiche. Non è più il tempo, le famiglie non sono più definite dalle mura perimetrali. Questo fa sì che il bambino non sia costretto, per esempio, a scegliere cosa è meglio, la casa del papà, la casa della mamma, no? E gli permette invece di avere una famiglia fondata sul legame e quindi corrispondente alla sua storia. Questo è importante, cioè non vive qualche cosa di scisso rispetto a quello che è. E permette anche di apprendere forme inedite di tolleranza e anche di generosità. Allora, senza un quadro giuridico che ne parli, per esempio, i figli con la matrigna o con il patrigno possono sentire illeciti i sentimenti che si sviluppano, che li uniscono, soprattutto con la matrigna. Del padrigno diremo a parte perché la sua connotazione è un po' diversa. Come se fossero quindi degli affetti senza diritto. Si tratta di sentimenti inediti, non illeciti. È un amore che è unico, un amore che non è ancora descritto, è un amore che non è un amore amicale, perché la matrigna non è una deresponsabilizzata amica dei figli. Quindi non è un amore materno, non è un amore solo materno, non è un amore parentale, non è né madre né amica. È un amore che è ancora tabù, e queste grandi risorse di amore circolanti non sono ad oggi messe all'opera, ma sono sentite e risentite come un ingombro pericoloso. E questo vale per esempio anche per i nonni acquisiti, quindi per il padre e la madre della matrigna. Il patrigno, ripeto, faremo un discorso a parte. Allora, com'è questo amore che lega per esempio una matrigna e i figli del compagno? Abbiamo detto che non è il legame tra una madre e una figlia, un figlio e una figlia. Non è un rapporto tra maestra e allievi. Non è una babysitter, non è una zia, per il semplice motivo che, come dire, intrattiene una relazione sessuale con il padre, e questo i bambini, anche se non lo sanno, lo sentono benissimo, no? Il dottor diceva, in una casa cani e bambini sanno tutto. Mettiamo anche i gatti, no? Perché... Allora, anche perché sembrano più indifferenti, ma non è vero. Quindi, anche se non, come dire, se non è, come dire, evidente, però diciamo appunto la posizione della matrigna non è certo quella di queste figure che ho descritto. È un legame di elezione. Questo può sembrare paradossale, perché è un legame di elezione seppure i due, diciamo la matrigna e i figli, non si sono scelti liberamente. È un legame di elezione perché? Perché l'elezione proviene dal padre, cioè la matrigna è la donna alleata del padre, quella che lui ha scelto non solo per sé, ma in un certo senso anche per farla stare vicino ai suoi figli, per allearla a loro. Quindi c'è qualcosa del patto, se guardate, poi lo dirò meglio. Quindi, se la madre è amata perché è la madre, la matrigna deve conquistarsi amore e rispetto insieme, quotidianamente, con pazienza, perché per lei nulla è gratis. Il suo rapporto con i figli nascerà dalla sua capacità di invenzione nel legame. Inoltre, ha una caratteristica importante questa relazione d'amore. L'amore che lega matrigna e figli, e soprattutto matrigna e figlia, sopporta l'ambivalenza, che si può dire, perché tra mamma e figlia c'è sempre quella forma che Lacan chiamava di ravage, cioè quella specie di incantamento e quella specie anche di distruzione che, come dire, vivono intrecciate. Ed è appunto l'ambivalenza, è una questione forte per ogni figlia, per ogni donna, quindi. Allora, la matrigna in fondo la si può odiare senza sentirsi straziati, come quando si confessa per esempio di odiare la madre.
non è un amore idealizzato quello per la matrigna. E questo è un viatico importante perché pone un punto, di un principio di realtà sull'amore. Il sapere che esso non è mai tutto luce, non è mai tutto ombra. È una lezione importante in quest'epoca perché oggi le aspettative dei ragazzi, ma anche degli adulti, sono eccessive sull'altro, perché l'amore non corrisponde all'ideale e quindi spesso infantilmente si entra in coppia appunto con delle aspettative e poi l'altro viene gettato via come un giocattolo che ha deluso, no? Invece l'amore tra matrigna e figliastra o figliastri, brutto nome ma poi vedremo anche la questione dei nomi, può insegnare il valore dell'ambivalenza, il valore della parzialità, il valore della tolleranza. L'ambivalenza, la parzialità è uno, come dire, degli scopi per esempio anche di un soggetto che entra in analisi, no? Trovare, come dire, il modo di stare al mondo sapendoci fare quella parzialità. Allora, non è un amore fanatico, ma è un amore temperato, un po' come la musica. Allora, e soprattutto è un amore che proviene dal padre, perché la figlia è sì gelosa della matrigna, ma è anche interessata all'oggetto d'amore del padre, è piena di curiosità per un eros femminile distinto da quello materno, e le vicende della sua identificazione di donna hanno molto a che vedere con le figure del mondo del padre. Questa è una citazione da Lacan. Allora, la matrigna non è la madre, ma come lei ha dignità. Si spende per figli non suoi, ma i compiti che vengono richiesti sono molto intimi, sia psichicamente che fisicamente, soprattutto se i bambini sono piccoli. Uno dei compiti della matrigna, che è una cosa che, a cui per esempio le giovani matrigne non si autorizzano mai, è quello di stabilire insieme al padre delle nuove regole nella casa del padre, no? Quindi delle regole di vita da condividere insieme anche ai figli. Questa cosa è un'altra cosa che permette di allenare alla differenza, tra il funzionamento delle differenze, delle differenti case, e permette di non sentire la regola stabilita, per esempio, da un solo genitore, dal genitore collocatario, come regola persecutoria, come regola invasiva anche nella casa dell'altro. La matrigna quindi è una madre con misura, come insegnano le etimologie, stepmother in inglese, step, gradino, misura. È una madre con misura, non solo l'inglese lo dice questo, anche nel libro poi faccio tutta una serie di etimologie di tutto il mondo. Ed è una madre per alleanza, belle mère, come dicono i francesi. Belle non significa solo bella madre, ma significa anche suocera, belle mère, come beau-frère, belle sœur, sono cognato e cognato. Cioè belle per i francesi viene usato quando c'è una parentela di patto, di alleanza, c'è qualcosa della legge dentro questa roba, insomma, che vi sto dicendo. Allora, la maternità della matrigna è una maternità misurata. Ovviamente questo nome matrigna è un nome che ha una storia scomoda, no? Noi sappiamo che nelle fiabe matrigna è la mamma cattiva, ma appunto è la mamma cattiva, cioè dopo Bethlehem sappiamo che la figura della matrigna nelle fiabe sta lì proprio a indicare la mamma cattiva, no? Cioè la parte della madre cattiva, perché la madre non è mica tutta buona, no? Su questo Klein ha scritto delle pagine interessanti. Il seno buono e il seno cattivo, la madre è sempre un po' e un po', no? Però diciamo il bambino si, come dire, si difende da questa ambivalenza della madre scindendo le due figure, no? Quindi la madre cattiva diventa la matrigna che ha ucciso la madre buona, che nelle fiabe appunto non compare mai, essendo le fiabe un percorso di evolutivo, insomma, con cui si ha a che fare con le cose che intralciano. Allora, c'è un altro motivo fondamentale, che è l'ultimo per tenersi questo scomodo nome matrigna, e che è proprio per il fatto che è fatto di luce e di ombre, e quindi insegna che i rapporti in famiglia sono sempre fatti di luci e di ombre.
e quindi si evitino pericolose idealizzazioni. Sembra infatti, purtroppo, attualmente, che la caduta del padre ideale per contraccolpo abbia rafforzato la madre ideale. Allora invece matrigna in tutte le lingue del mondo significa madre in perdita, o meno di madre, matrigna, ineus, no? In latino è qualcosa che inerisce a, come sanguineus, al sangue, ma è anche qualcosa che dice qualcosa meno, eh? Quindi è un meno di madre, una madre depotenziata, non onnipotente, una madre imperfetta e quindi preziosa.